quando hai cominciato a lavorare per le poste? Eri tu quell'uomo sdraiato? La tua vita dissipata ti ha ridotto sul lastrico. Un pacchetto curioso, e il destinatario chi sarebbe? Perché non ne parliamo questa sera a cena? Sono libero a pranzo. No, io no. Vogliamo fare al Savoy alle 20. Magnifico. Verrai travestito da te stesso? Quasi certamente. Tre uomini ti seguono da più di mezzo miglio. Hanno intenzioni altamente deplorevoli. No. A proposito, non mi stanno seguendo. Mi stanno accompagnando. E invece di tre direi che sono... quattro. Ah. Mani salde con quel pacchetto. Oh, non credo che ti debba preoccupare per le mie mani. Andateci piano con la faccia, ragazzi. Abbiamo una cena stasera. Non ti riempire di pane. Non ricordo il seguito. Me lo rammento ora! Resti qui. Controllo il contenuto. Mi hanno assicurato che c'è la sua ricompensa lì dentro. Sì, ma chi gliel'ha assicurato? L'ha mai incontrato di persona? O come me è stata tenuta? Aspetti, aspetti, non lo muova. A giudicare dalla misura e dal peso, non è la ricompensa che si aspettava. Scommetto che il contenuto è alquanto più esplosivo. Chi è quest'uomo? È lui. Buon dì, tesoro. Oh cielo, le avevo detto di non muoverlo. Credo sia stata attivata una carica secondaria. Gioia avrà bisogno del tuo aiuto per smaltire il pacchetto. 1600! 1700, 1800, 1900... 1 milione di sterline! Oh, a proposito, al fuoco! Al fuoco! Se lasci il mio fianco, entro un'ora sarai morta. E non tardare per la cena. Prevedo che sarò molto impegnata per via di tutti questi avvenimenti. Ma in ritardo in vita mia, solo in anticipo. Elegantemente. Molto astuta, così anche nella sconfitta. Questo lo conservo io, lo leggeremo sorseggiando un aperitivo. D'accordo. Cena e spettacolo. Resti lì, si fidi. È il mio mestiere. Herr Romfstahl si consideri fortunato. Quest'uomo senza volto con cui si trova a fare affari non è un criminale comune. È il Napoleone del crimine. Fortunatamente lei ora ha me come alleato. Sono un investigatore, diciamo, di una certa fama. Forse ha sentito parlare di me. Mi chiamo Sherlock...